Buongiorno e bentrovati per la prima edizione del sabato del telegiornale in apertura allo sport. Dopo la conquista della Serie B nazionale, la Fenice Volley sarà ricevuta questa mattina al Palazzo di Città di Cerignola, nel Foggiano. L'evento avverrà alle 11:30. Ad accogliere staff, dirigenza tecnica e giocatori sarà il primo cittadino locale, Franco Mette, l'assessore allo sport d'Ercole. Seguiremo l'evento, vi forniremo servizi ed interviste nelle edizioni del nostro telegiornale sia alle 14 che alle 19. Svolta storica in Irlanda del Nord, un passaggio destinato a fare epoca. L'Irlanda, terra di secolari radici cattoliche, ha deciso a larghissima maggioranza in favore dell'aborto libero in un referendum che ha diviso la sua gente, ma certo non a metà. Gli exit poll non hanno lasciato margini di dubbio, 68% contro il 32%, stando a quanto realizzato dalla rete televisiva irlandese. Un voto per voltare pagina, insomma, che suggella il trionfo del fronte favorevole all'abrogazione dell'articolo 8 della Costituzione sulla tutela della vita del nascituro. Gli 8.500 seggi sono stati aperti per chiudere fino alle 23 ora italiana. Il risultato ufficiale è atteso per la mattinata. Novità arrivano dall'INPS per quanto riguarda i redditi di inclusione sociale per le famiglie, con importanti novità. Per i dettagli, Anna Ricciardi, Telecattolica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sul sito dell'INPS è stato pubblicato il messaggio nel quale vengono chiarite le modifiche apportate dall'approvazione della legge di bilancio 2018 relative ai requisiti familiari per il reddito di inclusione, che avrà criteri più favorevoli all'ottenimento della misura. Tutti i requisiti, tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, saranno abrogati dal 1 luglio. Potranno presentare domanda tutti i richiedenti che sono cittadini dell'Unione o in possesso del permesso di soggiorno, residenti in Italia in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda. Tra i requisiti, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro e un valore dell'ISREE non superiore a 3.000 euro. Altra importante novità è che le domande per l'ottenimento del reddito di inclusione già presentate dal 1 gennaio e fino al 31 maggio in possesso di DSU 2018 non ammissibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte al riesame di ufficio dal 1 giugno 2018. Spostiamoci adesso a Foggia. Il mondo dell'associazionismo di Capitanata è tornato e tornerà in piazza tra la gente oggi e domani in corso Vittorio Emanuele per la nuova edizione della festa del volontariato. Tavole rotonde, musiche e premiazioni. Centinaia di volontari incontreranno la cittadinanza per far conoscere le realtà solidali del territorio. Le associazioni, sottolinea il presidente del Centro Servizi Volontariato Dauno Bruno, diventano protagonisti della piazza non soltanto tanto materiali informativi, ma anche attività, esibizioni e spettacoli, con un ricco calendario che durerà oggi e domani in una cornice di pubblico e di grandi sensazioni. Parteciperanno al progetto anche alcuni studenti dell'Istituto Einaudi, partecipanti al progetto Bonn. Tutte le strade portano al successo scolastico. Torniamo a Cerignola nel Foggiano. Ieri sera, presso il polo museale di Cerignola, i ragazzi di terza elementare del secondo circolo Marconi, rispettivamente terza F e terza G, hanno partecipato ad un progetto dal titolo Fun with Words, sostanzialmente sillabe in vista inglese ed italiano. Grazie al prezioso apporto sono stati concentratissimi, nonostante la loro età, e con le due insegnanti, Maria Grazia Cuoci e Gerarda Totaro, hanno in maniera spontanea improntato la gara con senso di sportività. Grande successo da parte dei genitori entusiasti della novità assoluta del plesso scolastico, e di questo docenti, bambini e genitori hanno ringraziato la preside Anna Di Micco, che ha accolto entusiasticamente la proposta. Un grazie a voi, dicono le docenti, ma a numerosi sponsor locali che hanno dato la possibilità di acquistare le coppe per la premiazione e le medaglie a tutti i bambini partecipanti.
In chiusura, le previsioni del tempo per la giornata di oggi: al nord qualche addensamento su Alpi e Prealpi associato nel pomeriggio a isolati piovaschi o temporali. Al centro e sulla Sardegna prevale il sole su costa e pianura, tranne qualche piovasco sulle tratti appenninici. Al sud e sulle Sicilie in prevalenza soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Le temperature al nord tra 26 e 30 gradi, centro e Sardegna 25-30 gradi, sud e Sicilia 23 e 26 gradi. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento alle 14. A più tardi.